di uno come Caleb Ewan stona parecchio. Hai fatto un appunto importante in precedenza, hai detto che in una situazione di anarchia del mondo sprinter esiste forse un velocista di riferimento. Questo velocista quest'anno dovrebbe essere Elia Viviani. Elia Viviani che nella corsa, nell'ennesima breve corsa a tappe che si è disputata questa settimana, la nuova Adriatica Ionica Race o la Argentine Race, possiamo chiamarla anche così, ha vinto 3 tappe su 5, se escludiamo la cronosquadra iniziale, la cronosquadra che finiva al Lido di Jesolo, che è stata appannaggio della sua Quick-Step Floors. Viviani che diventa il numero uno per vittorie almeno punto uno in stagione. Credo che sia il numero uno, anche se contiamo le punto due. Dovrebbe aver sopravanzato il giovanissimo Valverde. L'Adriatica Ionica Race, secondo me, ci dice tre cose. La prima, appunto, è che Viviani si conferma. Si conferma, però, il suo è un dato molto numerico. E qualitativamente, non dico che deve essere preso con le pinze, ma deve essere valutato. Ha vinto le tre volate su Consonni, ha vinto le volate su Cavendish. Cavendish che chiaramente non è più il Cannonball dei tempi d'oro, è su un Giacomo Nizzolo che cerca disperatamente di ritrovarsi e noi speriamo che riesca a ritrovarsi. Ovviamente sono vittorie che vanno pesate, ma io credo che si possa dire che Elia Viviani fino a questo momento sia il velocista di riferimento quest'anno. Sull'Adriatica Ionica Race possiamo dire che al di là di tutti i dubbi che la corsa ha sollevato, se non altro da un punto di vista etimologico, terminologico o di nomenclatura, di denominazione, è una corsa particolare con grandi progetti per il futuro, l'idea di internazionalizzarla, però secondo me cioè, mi lascia un attimo l'amaro in bocca o comunque mi lascia perplesso. Mi lascia perplesso perché è una corsa che può avere senso quest'anno, dove anno in cui la calendarizzazione è molto particolare per via dello spostamento del tour, ma le brevi corse a tappe prima del tour cominciano a diventare decisamente troppe e non so quanto spazio possa avere in futuro questa corsa. È sicuramente lodevole il tentativo di introdurre, in un momento in cui viviamo di fatto di tagli, corse nuove all'interno del panorama ciclistico nazionale, da quello nazionale anche quello internazionale ovviamente. Però è una corsa che ha offerto tre volate, è l'ennesima cronosquadre, oltre all'arrivo sul passo Giao. La terza cosa che ci dice l'Adriatica Ionica Race, e io lo devo dire, è che per l'ennesima volta vanno fatti i complimenti a Gianni Savio. Vi accodate i complimenti a Gianni Savio, ragazzi? Io mi accodo, sì, perché Sosa è l'ennesimo talento, per giunta è il secondo così cristallino negli ultimi 2 anni. Sosa che quest'anno aveva quasi fatto il botto prima di farlo diversamente, perché poverino ha avuto un problema al Tour of the Alps, ha indossato la maglia di leader, se la memoria non mi inganna. Proprio in occasione del Tour of the Alps, Sosa Cuervo si è presentato con Gianni Savio, ha rilasciato un'intervista che circola su YouTube, non so se poi possiamo linkare anche l'intervista, in cui di fatto Savio inizia facendo da traduttore a Sosa, poi in corso d'opera dice no, ma Sosa sta imparando anche l'italiano. Comunque parla di questo ragazzo, dice un ragazzo molto educato, dice ponderato, un ragazzo anche di grande intelligenza. Lui l'ha portato in Italia a 18 anni e dice di averlo parcheggiato all'Under 23 di Maltinti, alla Maltinti Lampadari. Si è fatto un annetto tra gli Under 23, poi ha iniziato a passare nel ciclismo che conta. Anche per Sosa è stata fatta la scelta di centellinare le energie di questo ragazzo. In un'altra intervista che ho trovato in rete, Gianni Savio aveva giustificato la scelta di non portare Ivan Sosa al Giro d'Italia perché lui sosteneva che farlo partecipare al Giro sarebbe stato, lui dice, un rischio inutile per la sua formazione fisica e mentale. Savio è molto sicuro di se stesso e comunque ha tirato su tanti ragazzi, prima di Sosa sicuramente Bernal. È un ragazzo che all'Adriatica Ionica Race ha vinto tappa e classifica generale, l'ha vinta sul Giao, un arrivo particolare, una corsa particolare, c'era anche lo sterrato ed è sicuramente un ragazzino di cui sentiremo parlare. Secondo me non ha la stoffa di Bernal, io mi voglio sbilanciare in questo senso, credo di poterlo dire, per un ragazzo di cui si sentirà parlare negli anni a venire. Ed è l'ennesimo che porta Gianni Savio, che ha un modo di fare ciclismo. Io credo che quello di Gianni Savio sia un discorso che non è affrontabile in pochissime parole, però esula un attimino dal discorso relativo alle professional, alle condizioni del ciclismo attuale. Principe, l'eroe dei due mondi, chiamiamolo come vogliamo, però saranno contatti,
sarà l'esperienza, sarà il suo essere fortemente radicato nel mondo sudamericano, però veramente ne trova uno l'anno, uno ogni due anni. Gianni Savio, lo scopritore ovviamente di Egan Bernal. Anche su Bernal circolano tante interviste di Gianni Savio in cui lui racconta sempre queste storie folcloristiche che stanno dietro a questi ragazzi, rimembra il tempo in cui l'ha portato, l'ha incontrato in Italia, l'aveva incontrato a una Coppa Agostoni, gli era stato presentato da Paolo Alberati, che in realtà, dice Savio, gli aveva proposto un passista, però Savio aveva bisogno di uno scalatore. E ne ha trovato uno abbastanza buono. Ne ha trovato uno abbastanza buono, vinse il giorno dopo l'incontro, vinse una corsa juniores italiana che da Savio viene definita piccolo giro delle Fiandre, in realtà è il sognando il Fiandre, è un'altra cosa. Firmarono subito un accordo, un contratto con annesso un premio di valorizzazione che poi venne pagato da Sky nel momento in cui Savio lasciò libero Bernal di accasarsi alla compagine anglosassone, cui Bernal ancora non si sa cosa potrà combinare, al di là del poco, cioè del poco che finora ha combinato, del poco se lo raffrontiamo a quello che il futuro potrà regalare a questo ragazzo. Ovviamente Bernal è l'uomo di riferimento quando si parla di scoperte di Savio degli ultimi periodi. C'è anche Sosa, c'è anche un altro ragazzino del Costa Rica, che è Kevin Rivera, che è un altro ragazzo molto interessante. Savio, in un'ulteriore intervista che io ho trovato in rete, poi le linkiamo tutte, dice di averlo scoperto dopo una corsa nella categoria juniores. Mi sembra che ha vinto l'anno scorso al Tour of China a fine anno, non vorrei sbagliare. Aveva avuto problemi nel corso della passata stagione, avevano scoperto un adenoma. Savio l'ha fatto operare in Italia, se non che si sono sommati ulteriori problemi alla schiena, se non ricordo male, hanno dovuto risolvere anche quelli, quindi è stata una vicenda un po' particolare. Però anche Kevin Rivera è un altro uomo interessante della scuderia Savio. Credo vadano fatti soltanto complimenti, perché, ripeto, è un modo molto particolare di fare management. Non ho tanto da aggiungere all'intro, diciamo così, che ha fatto Primo, che è stata esemplare. Io più che altro sarei veramente curioso di capire come scova realmente questi talenti Gianni Savio. Perché ok avere gli attacchi, ok avere i contatti, ma comunque questo qua ha tirato fuori nel giro di un paio d'anni Bernal, che stiamo vedendo tutti cosa sta diventando. Questo Sosa, che anche lui sembra avere davvero i numeri del, non dico del fenomeno, ma comunque del corridore che può farsi e può farsi anche bene. C'è anche questo Rivera, ci sarebbe Rodolfo Torres, che anche lui è stato scovato tanti anni fa in Colombia, ma comunque di corridori del Sud America che Savio ha portato a correre in Italia ne possiamo ricordare tantissimi, alcuni di livello assoluto. Guarda, io credo che i contatti siano invece fondamentali. Cioè lui è un talent scout, sicuramente tanti li vede dal vivo e tanti li prende dal vivo, dalle corse. Però leggevo che tanti gli vengono anche proposti con annesse tutte le problematiche relative a un mondo di appartenenza, che è un mondo in cui il concetto di passaporto biologico, ad esempio, è un concetto molto vacuo, molto volatile. Tanto che lui sostiene che non tutti sono idonei, o non tutti sarebbero in linea di massima idonei per fare il salto e per essere competitivi, o comunque cambiare continente, avere poi le caratteristiche per passare nel mondo del ciclismo professionistico. Dico un'altra cosa, perché stavo preparando qualcosina sul mercato. In verità non c'è ancora tantissimo, ma stiamo entrando nel vivo, poi ne parleremo probabilmente, dedicheremo una puntata nelle prossime settimane. E al di là appunto di questo riferimento sudamericano e quindi di questa scoperta di talenti, pare che quest'anno ci siano due ragazzi del team Savio, dell'Androni, che hanno contatti con squadre del World Tour per passare appunto nel primo piano del ciclismo professionistico. Voci di mercato danno Malucelli, danno la Française des Jeux, la Groupama interessata a Malucelli. Pare anche che per Ballerini si stia muovendo la stana. Quindi voglio dire,
evidentemente c'è della qualità. Poi peraltro c'è anche un altro ragazzo che è Masnada, che è un altro ragazzo molto interessante, l'abbiamo visto al Giro dell'Appennino, protagonista insieme con Giulio Ciccone, l'abbiamo visto anche nella tappa del Gran Sasso di Campo Imperatore. Abbiamo fatto tutto il tifo per lui tranne il vento proprio gli ha detto male. Quindi voglio dire, è un anno positivo per l'Androni al di là dei risultati. Ci sono anche delle cose in Gianni Savio che non mi convincono, ci sono delle cose, non dico di Gianni Savio, dell'Androni che non mi convincono, la particolare calendarizzazione anche negli anni passati. Ha patito Savio due annate consecutive senza la wild card per il Giro d'Italia, quest'anno gli è stata concessa. No, non è stata concessa, è stata acquisita. Quest'anno è stata acquisita con la Ciclismo Cup, grazie per avermi, esatto, grazie esatto, per aver anticipato la mia autocorrezione. Non è stato un giro fantastico per l'Androni, voglio dire, questo è, e comunque va preso il buono, che comunque è tanto, secondo me. Non è stato un giro fantastico, però forse è l'unica professional che è riuscita a portare un corridore sul podio, no, anche la Israel Cycling Academy, nella stessa tappa tra l'altro ce l'hanno fatta, con Cattaneo e Plaza, se non sbaglio. Cattaneo è un altro ragazzo interessante, si sta riscoprendo dopo problemi fisici che ha avuto in passato. Non è stato un giro sensazionale, intendo dire, nel senso che se lo paragoniamo a risultati eclatanti o comunque risultati di peso ottenuto dalle professional nel passato, certo. In termini di vittoria di tappa, però è stato un giro dignitoso, voglio dire, sempre farsi vedere in fuga per quel che vale, poi si può discutere anche su quanto valga concretamente, ecco, farsi vedere in fuga. Ovviamente mancava l'uomo migliore, che è Ivan Sosa, mancava per una scelta di Savio di cui ho parlato in precedenza, che per certi versi può essere anche condivisibile, cioè può essere senz'altro condivisibile. Riguardo alla domanda che ha fatto Vincenzo, sono venute in mente un paio di cose, e cioè perché Savio riesce a scovare soprattutto in questi ultimi / ultimissimi anni tutti questi corridori. Penso da Ruano a Parra in poi, quindi dal 2005, facciamo. Secondo me la prima ragione è che Savio in un certo senso ha acquisito una sorta di status, per cui effettivamente è la persona di riferimento, perché lui per tanti anni ha investito, diciamo così, energie, risorse, tempo, immagino anche denaro, nel costruire un team basato sulla presenza di corridori sudamericani, perché secondo lui avevano tanto da offrire, specialmente in salita e all'attacco, eccetera eccetera, e adesso raccoglie i frutti del suo lavoro, nel senso che è diventato la persona di riferimento da cui si va a proporre un corridore, di conseguenza ha accesso a un vivaio, diciamo così, molto più ampio. E in secondo luogo, secondo me, può incidere anche il fatto che negli ultimi anni il progetto Col Deportes, che era finanziato anche dal Ministero dello Sport, mi pare proprio colombiano, è venuto meno, il progetto che era seguito da Corti, se ricordo bene. Claudio Corti. Esatto, sì. E quindi quello che è successo è stato che se prima c'erano due progetti di riferimento, uno diciamo così indigeno e uno invece che è quello di Savio, adesso ce n'è uno solo che investe seriamente in maniera continuativa così tanto in quei territori, ragion per cui le conseguenze si vedono. Guarda, nella lettera che lui aveva scritto a Bernal quando ha lasciato il team, non vorrei confondermi perché ho trovato tanto materiale su Savio, soprattutto sul modo in cui Savio parla dei suoi ragazzi, lui lamentava non soltanto questo problema ma anche il venir meno di sponsorizzazioni o comunque di sostegni in termini, credo, di finanziamento da parte della Federazione Venezuelana, che è un'altra federazione con cui Savio è in contatto, tanto che lui sostiene che il premio di valorizzazione che Sky ha pagato per l'acquisizione di Bernal sia servito anche per coprire il vuoto lasciato dal passo indietro fatto dalla Federazione Venezuelana. Due brevi che seguiamo prima di arrivare ai saluti. La prima è relativa a Anna van der Breggen e a un nuovo importante, una nuova importante defezione che ci ha raggiunto questa settimana, dopo che Caleb Ewan non sarà al Tour de France. Non ci sarà al Giro d'Italia Anna van der Breggen, che ovviamente il giorno dopo che noi abbiamo registrato la puntata in cui abbiamo dato per scontato che avrebbe vinto sullo Zoncolan,
ha annunciato che non farà il Giro d'Italia, appunto, e che si presenterà invece alla Coppa del Mondo di mountain bike. Ma in generale la sua decisione di non partecipare al Giro d'Italia femminile o Giro Rosa, come si chiama, è dettata